competizione e la sua crescita anche, devo dire, è notevole. La solidità di Ryan Murphy, che ha sempre vinto in assenza dei russi questa prova, e poi l'asse ungherese, è estremamente interessante come gli ungheresi abbiano concentrato le loro possibilità di medaglia in assenza di Milak praticamente solo su questa gara. Hubert Kosh ha lasciato indietro i misti, e poi ovviamente c'è Kovac in corsia 5, assolutamente temibile. Dall'alto al basso, Yanagawa, Tomac, Kosh, Mitukov, Kovac, Murphy, Woodward e... Ha faticato un po' e ha aspettato fino all'ultimo Ryan Murphy, che poi prende lo start a 0.52, il migliore in assoluto in termini di reattività e di spinta. Ryan Murphy davanti, corsia numero 6, corsia numero 3, molto veloce anche il primo 50, la prima andata di Hubert Kosh. Ora sale anche Kovac, vediamo il tempo che viene timbrato al 50 metri, è Tomac che invece riesce a beffare tutti, 26.85, con una bella progressione negli ultimi 15 metri della prima vasca d'andata. È una gara in cui è vero c'è Murphy, però è difficile capire chi riuscirà ad andare a podio, perché i valori sono quanto mai ravvicinati tra tutti. Tu hai menzionato anche Hugo Gonzalez, assolutamente imprevedibile. Adesso Murphy si prende un po' di margine con Kosh, che sta nuotando molto bene, si porta dietro anche proprio il francese. E stavolta non c'è però la sorpresa Tomac nei confronti di Hubert Kosh, un Tomac che continua ad essere segnalato in buona posizione, ma in ottima posizione c'è Ryan Murphy, che ai 100 ha fatto 55,6, 22 centesimi meglio di Hubert Kosh, che prova ad andare all'attacco dell'americano. È un Hubert Kosh scatenato, ne sfrutta un filo la scia Mewen Tomac. Vediamo il passaggio dei 150 metri con l'attacco deciso, potente da parte di Kosh. 1.24.87 il suo passaggio. Ryan Murphy staccato quasi di due decimi, 1.25.06 il passaggio dell'americano. Terza posizione per Mewen Tomac, 1.26.05 a 1.18, ultima vasca di ritorno con Hubert Kosh in vantaggio, e con Ryan Murphy che deve inventarsi qualcosa se vuole salire sul gradino più alto del podio, perché qua c'è un campione del mondo altrimenti completamente inedito. Ultime bracciate per Hubert Kosh, si va al tocco e c'è un nuovo campione del mondo, mai successo prima. Hubert Kosh 1.54.14, Ryan Murphy si accomoda sul secondo gradino del podio argento, e per il terzo gradino del podio quel creare caos nel suo atteggiamento ha portato frutti di bronzo a Roman Mitukov, che alla fine ha messo dietro Mewen Tomac. Una grandissima gara quella di Kosh, davvero un progresso sensazionale per questo atleta che si è trasferito negli Stati Uniti per creare una dimensione differente e uscire dal ruolo di promessa. Molto composto nel suo nuotare, si era visto quanto fosse migliorato ottenendo anche la finale dei 100 metri. Oggi il terzo 50 ha fatto grandissima differenza. Murphy ha cercato di trovare un passo che non gli veniva più naturale, mentre Kosh era ancora sul suo binario, esattamente perfetto in un nuoto pulitissimo, e poi nessuna sbavatura neanche al momento di andare a cercare e chiudere il cerchio. Ancora fuori dal oro quindi gli Stati Uniti, prosegue questa difficilissima rassegna per loro, e tu hai detto giustamente l'imprevedibilità di Mitukov, oggi baciata da una bella medaglia di bronzo che conferma i progressi di questo ragazzo. Medaglia di bronzo per Mitukov, che va a prendersi il risultato più importante in carriera, passa dal bronzo europeo al bronzo iridato per quello che